Cominciamo quindi con la massa B uguale a 0, senza appendere niente quindi. Analizziamo tutte le forze su due blocchi, il blocco A e il blocco centrale. Il pesetto A ha la massa da 1 kg. Per calcolare la forza peso che la Terra fa su di lui e lo tira verso il basso, basta fare 1 kg per 9,8 N al chilo, che è il campo di gravità terrestre. Quindi 9,8 N. Notare l'utilizzo dei simboli forza peso A per distinguerla da forza peso del blocco centrale MA, per distinguere questa massa dalla massa M del blocco centrale. Notare le unità di misura nei calcoli che si semplificano e rimane Newton. La stessa cosa la facciamo per calcolare il peso del blocco centrale MG, 2 kg 9,8 N al chilo, 19,6 N. Questa è anche la forza normale che schiaccia, che preme il mattone contro il piano. Questa forza normale sarà importante poi per calcolare la forza d'attrito statico massima. Infatti sappiamo che più un oggetto è premuto contro il piano e più diventa intensa la forza d'attrito. Il piano esercita la forza vincolare per non farsi sfondare. Forza vincolare che è sempre uguale opposta alla forza normale, quindi 19,6 N. Infine ci sono le tensioni che nascono ai capi della corda. Queste forze sono sempre uguali opposte, le due tensioni, e tirano sempre verso l'interno della corda. Per dimostrare che il sistema non rimane fermo, cioè che l'attrito non è in grado di trattenerlo, calcoliamo l'attrito statico massimo, moltiplicando il coefficiente di attrito statico, che è 0,40, per la forza normale, che abbiamo visto è 19,6 N. Quindi l'attrito statico massimo è 7,84 N. Siccome il pesetto di sinistra pesa 9,8 N, l'attrito statico non è in grado di contrastarlo, perché 7,84 N è minore di 9,8 N, quindi il blocco scivola a sinistra e bisognerebbe ricalcolare l'attrito, perché l'attrito da statico diventa dinamico perché il mattone si muove. Quindi andrebbe ricalcolato con il coefficiente d'attrito dinamico 0,30 per la forza normale e fa circa 5,9 N. Quindi abbiamo dimostrato che con una massa appesa uguale a 0, quindi senza questa massa appesa, il sistema scivola a sinistra.